Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme, è una comunità di 1800 anime che conserva inalterato il fascino della provincia salentina. Semplice, solare e accogliente. La campagna conserva ancora le memorie del passato, in particolar modo evidenti nel tratto di strada basolata di epoca romana, probabilmente un tempo collegata al circuito viario Traiano-Calabro. Il centro storico del paese riesce ad attrarre le attenzioni del visitatore attento alla ricerca di bellezze storico-artistiche. L'architettura religiosa è espressa dalla chiesa parrocchiale dedicata alla Visitazione della Vergine, ultimata nel 1806. La chiesa richiama i fasti del Rococò e si rifà ai sistemi architettonici tardo settecenteschi. Di fronte alla matrice, in piazza Vittorio Emanuele, esattamente nel centro del paese, si erge la maestosa colonna votiva Osanna, tra le più antiche del circondario. Nell'ambito dell'edilizia ecclesiastica e della devozione popolare, sono interessanti le cappelle di San Giuseppe e della Vergine di Costantinopoli, quest'ultima conosciuta ai molti come Santa Loia, per l'antica presenza dell'altare votivo dedicato al Santo Vescovo Eligio. Di più recente costruzione è invece la chiesa di Sant'Antonio, edificata nel 1938 dai fratelli Miggiano, in adempimento a un voto della madre. Sempre risalente ai primi del Novecento, merita menzione la chiesa dell'Immacolata Concezione, chiamata dai fedeli Chiesa della Congrega. Nel territorio confinante con Santa Cesarea Terme si erge la chiesa della Madonna dell'Idri. La chiesetta del XV secolo si lega all'antica devozione contadina della Madonna dell'Acqua, per l'appunto Idri, dal greco idro. Maestosa è la campagna che circonda Cerfignano, ricca dell'antica architettura rurale dal sapore millenario. Si estendono infatti gli antichi uliveti secolari, scanditi dai preziosi muretti a secco, che guardinghi proteggono il bellissimo patrimonio storico di questa comunità del Salento meridionale.